Molte volte dobbiamo stare attenti perché internet può anche fare qualche sbaglio e quindi può portarci a delle cose sbagliate. Questo mi è piaciuta tanto, questa esperienza, l'ho attesa con tanta ansia, ovviamente positiva, e la consiglierei altamente ai miei amici. Trovo divertente questi laboratori perché ho imparato cose che non sapevo. Anche a me mi sta piacendo questa attività, anch'io ho imparato cose che non immaginavo neanche di sapere. Questa esperienza mi è piaciuta perché oltre che a fare un gioco divertente abbiamo imparato cose in più su come utilizzare internet. Di nuovo oggi abbiamo imparato come usare internet in un modo giusto, senza andare, diciamo, metterci nei guai. Io immaginerei un mondo senza computer, senza cellulare, senza quelle cose, sarebbe molto più bello, però un pochino noioso perché non puoi chattare con gli amici, però sarebbe molto bello perché almeno adesso sto notando molte persone che stanno sempre con questo cellulare così. Oggi abbiamo imparato come usare bene internet e mi sento molto più sicura. La Ludoteca del Registro ed EIPAS hanno deciso di fare un evento insieme per sensibilizzare i bambini ed educarli ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. Noi adulti dobbiamo unirci per consentire a loro di avere dei riferimenti maturi nell'utilizzo di questi strumenti. L'obiettivo strategico della Ludoteca del Registro.it è diffondere la cultura digitale nelle giovani generazioni, in particolare noi operiamo nelle scuole primarie. Cultura digitale nel senso di educare in primo luogo alla rete, parliamo di giovani utenti, no? Di internauti che navigano quotidianamente. Cerchiamo anche un po' di sfatare quello che è il mito dei nativi digitali e ci piace pensare che dietro in realtà questa abilità ci sia ancora tanto da scoprire in termini di consapevolezza e quindi di utilizzo anche attivo del mezzo, nel senso di appropriarsi di tutte quelle che sono le potenzialità di questo media. Noi dobbiamo cercare di comprendere quali sono le abilità di base e a quali abilità vogliamo far giungere i nostri bambini per quel che attiene alla relazione con il digitale. È necessario mettere i nostri bambini nella condizione non tanto di programmare, ma nella condizione di comprendere che noi non siamo lo strumento che il PC utilizza, ma viceversa e altresì siamo noi i soggetti che devono comprendere appieno che quella macchina che abbiamo davanti è una macchina per migliorare la qualità della vita.